Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo insieme un sacco di prodotti che non ho ancora provato da sola. Infatti, il video di oggi si chiama Full Face Try On, se non sbaglio, qualcosa del genere. Ovviamente il titolo lo metterò dopo aver girato il video, quindi non so ancora esattamente come si chiamerà, però. Sostanzialmente proviamo insieme un sacco di prodotti nuovi. Calcolate che non sono al 100% prodotti che non ho mai provato, però diciamo che ce ne sono un bel po'. Ho la scrivania qui davanti a me piena di prodotti e sono curiosissima di iniziare a provarli. Quindi direi chiacchieriamo magari durante il video e zoomiamo più vicini e iniziamo ad applicare i nostri prodotti. Prima cosa che vado ad applicare è il fondotinta. Proviamo insieme il Revlon Color Stay. Se mi seguite da un paio di mesi, sapete che ho testato il Color Stay, però quello per pelli da miste a grasse, e secondo me è un fondotinta bellissimo. Se cercate un fondotinta opacizzante, secondo me è davvero bellissimo. Ho deciso quindi di prendere anche la versione per pelli da normali a secche, e questo qui è nel colore 150 buff, perché quell'altro era leggermente troppo scuro per me, anche se in realtà un po' di colore l'ho preso. Forse avrei dovuto aprire i prodotti tutti prima di iniziare questo video, ma in realtà il colore dovrebbe anche andare bene. Rispetto all'altro è più liquido, l'altro lo trovo leggermente più denso. Secondo me appena prenderò un po' di colore, questo qui non andrà più bene, però per il momento speriamo, insomma, che sia giusto. Inizio a stenderlo con il così, con il fondotinta, con il pennello, e poi lo vado, magari se c'è bisogno, a tamponare con la spugnetta. Con quell'altro faccio così, anche se questo, essendo di una consistenza diversa, potrebbe anche non andare bene. Allora, questo è meno coprente dell'altro, lo trovo molto più leggero. E devo dire, non è che mi dispiace il risultato, semplicemente per la cronaca. Dall'altra parte voglio provare a stenderlo direttamente con la spugnetta e vedere se cambia qualcosa. Ho comprato anche un nuovo pacco delle spugnette di Real Techniques e devo dire che secondo me hanno cambiato leggermente la forma, cioè hanno fatto più grande la parte piatta e l'hanno fatta leggermente più densa. Allora, la spugnetta si è mangiata quasi tutto il fondotinta, non so se è perché sia nuova e deve ancora un attimo assestarsi, diciamo così. Devo dire, il colore è giusto, è proprio al limite del chiaro. Penso che veramente in un altro paio di settimane e non riuscirò più ad utilizzarlo, però messo così non mi sembra male. Vi ripeto, è leggero, è più leggero dell'altro. Se cercate un fondotinta full coverage, questo qui secondo me non fa per voi. Se vi piace un effetto più naturale, potrebbe essere carino. Ovviamente vedremo come lavorerà durante la giornata. Adesso ho due correttori da provare. Il primo è più arancione ed è il correttore di Nabla liquido, l'altro invece è l'Instant Anti-Age nella versione più chiara, finalmente è arrivata in Italia. Fino a poco tempo fa c'era solo, ho abbassato un po' la luce, fino a poco tempo fa c'era soltanto la versione light, ma in realtà era abbastanza scura. Finalmente è arrivato anche il chiaro più chiaro che esisteva in America. Allora, iniziamo a mettere un po' del correttore di Nabla. Questo qui è molto arancione e lo vedo anche molto liquidino, quindi non so se potrà andare bene per correggere l'occhiaio. Magari si sposterà troppo o una volta sfumato risulterà poco coprente. Devo dire che non mi sembra neanche si applichi in modo così omogeneo. Non so se è solo un'impressione, vediamo un attimino. Sì, lo trovo molto trasparente, ragazzi, poco 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 coprente. Vedete che lo scuro in realtà è rimasto. Non sono proprio convinta di questo correttore, proviamo a metterne ancora. Aspettiamo un secondino magari che si asciughi e poi lo andiamo a sfumare. Intanto il fondotinta non si è asciugato, è rimasto morbido e confortevole sulla pelle. Devo dire che il risultato mi piace, potrebbe essere un fondotinta davvero per tutti i giorni. Allora, posso dirvi già da subito che il correttore di Nabla non mi piace, troppo trasparente, doveva essere molto più coprente, anche perché essendo un correttore così arancione, viene utilizzato per andare a correggere un'occhiaia scura, e così è davvero troppo trasparente. È penso tipo il primo prodotto di Nabla che non mi piace, che provo. Non vedo l'ora di provare quest'altro, invece sono davvero curiosa, spero che l'abbiano fatto chiaro. Sì, ragazzi, è chiaro! Che bello! L'altro mi piaceva tanto, ma era sempre troppo troppo scuro per me. Invece questo, secondo me, potrebbe andare bene finalmente. Non potete capire quanto sono contenta. Ora spero che non abbiano cambiato anche la formulazione, perché solitamente quando fanno queste cose
cambiano anche la formulazione del prodotto, magari ci fanno uno scherzo e il prodotto poi non ci piace più. Quindi, ora che sembro tipo un'indiana, proviamo a sfumarlo e vediamo cosa succede. Allora, si sfuma benissimo, il colore mi piace un sacco, davvero un sacco, e anche se il correttore arancione non aveva corretto bene l'occhiaia, questo qui devo dire che ha fatto bene il suo lavoro, quindi sicuramente con il correttore, quello che utilizzo sempre, super coprente arancione, potrebbe davvero cancellare al massimo le mie occhiaie. Adesso fisso tutto il viso con la cipria, utilizzo la mia solita cipria in polvere libera, non ne ho un'altra da testare, quindi passiamo al prossimo prodotto. Mi sono appena accorta che anche i prossimi prodotti in realtà sono prodotti che già avete visto, quindi taglierò tutta questa parte e ci vedremo tra poco. Comunque applico la terra di Wet n Wild, il blush di LA Girl e poi realizzo le sopracciglia con la matita di Nabla e il cosettino, il gel di Neve Cosmetics. E credo sì, e poi ci vediamo tra poco. Ok, siamo pronti per provare l'illuminante. Questo qui è il Mink Pink Highlighter ed è praticamente l'illuminante di Primark che ho pagato 3,50 euro. Non vedo l'ora di provarlo perché sembra bellissimo, quindi andiamo. Ok, è proprio come sembra, super riflettente, con la base chiara e rosata. Se avete una carnagione medio scura, c'era anche una versione più scura di questa, perché questa sicuramente sarebbe troppo chiara per voi. Però ragazzi, wow! Cioè, io spero che rimanga, che non se ne vada via, ma questo illuminante è bellissimo. È strong, cioè non è un illuminante tipo naturale, voglio soltanto un velo di luce sui miei zigomi. No, questi sono di quegli illuminanti che si vede, quindi se non vi piace, sicuramente non fa per voi. L'unica cosa che sto notando in questo momento è che mette in evidenza tutto quello che c'è sotto, cioè praticamente ho un paio di bollicine qui che fino a un secondo fa non si vedevano e adesso sembrano dei mega brufoloni, anche se in realtà sono delle bollicine sottopelle, quindi tenetela a mente, fa vedere tutto, tutto quanto. Ora non so ancora cosa realizzerò sugli occhi perché voglio provare il Liquid Metal Cream and Shadow di Catrice, che è questo qui. Ho già provato la versione più chiara, credo che sia il 10, questo invece è il 20 ed è quello a base oro. E poi ho due palette da provare. Una è questa di Catrice, che è quella con tutti i colori tipo metallizzati, infatti si chiama The Ultimate Chrome Collection. E poi ho la palette di Model's Own Supernatural che ha questi bellissimi colori qui che sono anche belli intensi e scuri. Quindi credo che farò qualcosa di abbastanza luminoso sulla palpebra superiore e poi metterò qualche colore, non so ancora se il verde o magari il viola sulla parte inferiore. E direi che potremo iniziare a realizzare una sfumatura nella piega dell'occhio, quindi prendo il colore più chiaro dalla palette di Model's Own e con un pennello ampio lo applico nella piega dell'occhio. Ho provato anche le altre due palette di Model's Own, la Barely There e la Barely There 2, e sono molto molto carine, anche se rispecchiano quello che dice il nome, cioè praticamente sono degli ombretti molto molto naturali. Questi qui sembrano più pigmentati, cioè ho preso il primo, sembra più pigmentato delle altre palette, però devo dire, secondo me quelle sono perfette per chi vuole un look naturale e sono a prova di errori, perché gli ombretti, non essendo tanto pigmentati come sono tutti gli ombretti delle palette che vediamo adesso, sono più facili da gestire, quindi se non avete una mano esperta, se volete un trucco che si vede appena, come dice il nome della palette, Barely There, significa appena lì, e non mi ricordo che stavo dicendo, riesco a parlare e a truccarmi allo stesso tempo. Comunque se cercate una palette per realizzare dei trucchi naturali, quelle lì sono molto carine. Voglio intensificare la piega dell'occhio, ma l'unico colore più scuro è questo qui, che è molto molto freddo, è diciamo un marrone, però in realtà sembra quasi un grigio. E mi dispiace perché vorrei utilizzare qualcos'altro, ma questo è quello che ci offre la palette. Non mi sento grigia oggi, anzi al contrario, mi sento molto luminosa, dorata, quindi non mi va tanto di applicare questo ombretto, però lo farò andare bene. Ora voglio riprendere un po' dell'altro marroncino, quello più arancione, e lo passo sopra per cercare di spegnere un po' il grigio.
Vi ripeto, non è che sia brutto l'ombretto, è semplicemente che oggi vorrei qualcosa di più arancione e meno grigio. Allora, gli ombretti si sono sfumati e applicati benissimo. Adesso voglio prendere il liquid metal di Catrice e metterlo su tutta la palpebra superiore fino ad incontrare la sfumatura. Sembrano davvero belli questi ombretti, però quando ho provato l'altro mi sembrava non si asciugasse completamente, cioè che rimanesse sempre un po' liquidino. Quindi ho paura che questo, visto che lo sto applicando su tutta la palpebra superiore, su tutta la palpebra mobile, ho paura che magari possa far spostare l'ombretto che ci andremo a mettere sopra. Allora, con il pennello non si sfuma per niente. Proviamo con il dito. Sì, con il dito va bene. Con il pennello, ragazzi, non si muove. Dovete per forza utilizzare il dito. In realtà, ragazzi, mi sembra si asciughi completamente, diventi quasi come un ombretto in polvere. Cioè, non sembra che io abbia applicato un ombretto liquido, ma appunto si è asciugato completamente anche sulle mie dita. Adesso voglio metterci sopra, sempre di Catrice, un ombretto da questa palette. Vediamo un po'. Sembrano molto carini questi qui. Sono tutti ombretti super metallizzati, anche se sembrano un po' polverosi, però guardate quanto scrivono. Voglio applicare su tutta la palpebra. Applichiamo questo qui, va? L'oro e poi magari lo schiariamo con un po' di questo. Proviamo ad applicarlo con il pennello, anche se secondo me si applicherà meglio con il dito perché lo vedo molto polveroso. Allora, un'impressione strana dell'ombretto liquido di Catrice, nel senso che non sembra un normale ombretto liquido. Del tipo che lo applichiamo, poi ci mettiamo sopra l'ombretto in polvere e l'ombretto in polvere gli aderisce bene. No, sembra che in realtà questo abbia vita propria, cioè come se gli dà fastidio che ci applico qualcosa sopra. Ho paura, mi dà la sensazione che si possa sgretolare durante la giornata. Ok, adesso prendo un po' dell'ombretto che vi dicevo, questo qui, e lo metto nella parte iniziale perché la voglio più chiara. Questo sembra molto bello. C'è veramente pochissimo fallout, giusto qualche glitterino, ma non dà fastidio, si vede veramente da vicino, dovete stare lì a guardare. Nella parte inferiore voglio applicare due colori, uno è questo viola, un altro è questo qui, che diciamo è una versione più chiara del viola. È una specie di prugna chiaro con dei riflessi dorati, spero che io l'abbia descritto bene, e lo voglio mettere nella parte inferiore. Voglio mettere lo scuro nella parte esterna e il chiaro nella parte interna. Sto già vedendo che lo scuro ha un po' di fallout, quindi cambio parte del pennello. Oddio, sono diventata super mega arancione. Dicevo, switcho parte del pennello e lo applico con questo qui angolato. Magari riesco a pressarlo e a non far cadere l'ombretto qui sulla mia base. Un po' si è stampato, maledetto ombretto viola. E vediamo se in questo modo non ho il fallout. Mi aiuta a sfumarlo con un pennello appena pulito, giusto per non avere proprio una riga netta, ma non è necessario farlo. E poi adesso, sempre con lo stesso pennello, magari lo pulisco un po' su un pezzo di carta, prendo il colore più chiaro che vi dicevo e lo metto qui nella parte iniziale. Realizzo un punto luce nell'angolo interno e utilizzo questo colore qui. Voi praticamente credo che li vediate tutti bianchi dal video, ma in realtà questo è una specie di champagne chiaro e lo metto qui nell'angolino interno. Ragazzi, questa palette ha un po' di fallout, volevo metterlo in un punto preciso, ma in realtà l'ombretto se n'è andato un po' dove voleva lui. Tenetelo a mente, magari applicateli bagnati invece che asciutti. Però è una di quelle palette in cui i glitter se ne vanno un po' tutti in giro, a meno che non li applicate magari appunto bagnati o pressandoli con il dito, ma in questa zona io non riesco a pressarli con il dito perché farei un macello, cioè metterei l'ombretto ovunque. Ok, a questo punto applico il mascara e le ciglia finte, sono tutti e due prodotti che conoscete, uno è il mascara di NYX Worth the Hype e le ciglia sono le iconiche di House of Lashes, quindi ci vediamo tra poco per provare il prodotto sulle labbra. Come ultimo prodotto per completare il trucco proviamo qualcosa sulle labbra e ho acquistato il rossetto liquido di Nabla nel colore Fetish Mauve, 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 non riesco mai a dire questa parola, comunque è questo bellissimo colore
color malva, un rosa freddo, ma comunque dovrebbe essere un nude. Ho provato un paio di rossetti liquidi di Nabla. Io ho Vanilla Queen e Rumors. Vanilla Queen è un nude pescato e invece Rumors è un bellissimo rosso, mi sono piaciuti tantissimo, quindi ho ordinato anche questo. Piano piano li prenderò tutti, se sono tutti della stessa formulazione, wow, e proviamolo, vediamo che cosa succede. Allora, devo dire che mi sembra leggermente più scuro rispetto a come me lo sarei aspettato, però il colore sembra davvero carino. Oddio ragazzi, a me gli scovolini di Nabla... Ah, rossetto sui denti! A me gli scovolini di Nabla sulle labbra superiori mi fanno un solletico tremendo, non lo so perché solo loro me lo fanno. Colore bellissimo, vi ripeto, me lo sarei aspettato un pelino più chiaro, però è molto molto bello, anche particolare allo stesso tempo. Se non vi piacciono i rossetti con il sottotono freddo, grigietto, evitate questo colore perché secondo me non fa per voi e magari optate per Vanilla Queen, quello è un colore bellissimo, pescato, nude, che metto veramente sempre con qualsiasi look. Per il momento questo è il trucco terminato, devo dire sono molto soddisfatta di tutti i prodotti ad eccezione di questa palette di Catrice. Mi ha lasciato un po' titubante perché è molto polverosa, guardandomi poi da vicino nello specchio ho visto che avevo un po' troppi glitter sul viso che da lontano non si vedevano e devo dire, aspettate che lo cerco, un prodotto che posso dirvi già da adesso che non mi è piaciuto, vabbè non riesco a trovarlo, comunque è il correttore di Nabla, secondo me è troppo trasparente, non copre veramente nulla. Se l'avessero fatto più coprente sarebbe stato sicuramente molto meglio, così è veramente una roba impercettibile e vedete che un po' le mie occhiaie comunque si vede che sono scure, questo è perché non le ho corrette. Per il resto devo dire, ovviamente questa palette devo testarla meglio, ho provato soltanto pochi colori e non so dirvi se mi piaceranno tutti quanti oppure no, perché appunto ne abbiamo provati veramente pochi e... Per il resto mi sembra tutto carino. Comunque ragazzi, non si possono giudicare dei prodotti e dire wow sì sono fantastici avendoli applicati da mezz'ora. Quindi ci vediamo a fine giornata o comunque tra tante ore per vedere se succede qualcosa di strano, se ci sono dei prodotti che lavorano in modo particolare o si rovinano nelle prossime ore, insomma... Ci aggiorniamo e vediamo che cosa succede sul mio viso. Per adesso queste sono le mie impressioni, a tra poco. Buonasera ragazzi, questo è il risultato dopo parecchie ore da quando abbiamo applicato tutti quanti i prodotti sul viso e sono rimasti lì tutti intatti, il rossetto ovviamente dopo che ho mangiato l'ho riapplicato e adesso ci ho messo anche un po' di burro cacao sopra perché lo porto da un po' di ore e sento che sta iniziando a darmi una sensazione di asciutto come... Fanno tutti i rossetti liquidi, solitamente non è nulla di strano. Mi sono piaciuti tutti i prodotti che ho testato oggi, ad eccezione del correttore di Nabla, quello arancione, e della palette di Catrice. È l'unica cosa che non è rimasta. Vedo che sulla mia palpebra è rimasto solo l'ombretto liquido, sempre di Catrice, ma l'ombretto dorato e l'ombretto che ho applicato come punto luce sono praticamente andati via. Tutto il resto invece mi è piaciuto. Ovviamente continuerò a testarli e poi vi farò sapere in qualche altro video se mi sono piaciuti davvero tanto, se sono dei prodotti ni o se sono dei prodotti che invece non mi piacciono. Spero invece che il video vi sia piaciuto e che metterete un bel pollice all'insù o che vi iscriverete al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!